Bentornati fra noi, eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione di tutto. Siamo all'ultimo teaser dei BTS, Wings, si chiama Awake ed è tutto incentrato su Jin. Quindi in teoria lui chiude il cerchio, quindi questo teaser dovrebbe in teoria rispondere a tutte le tue domande. Speriamo. In teoria, vedremo. Proviamoci. Teaser numero 7, Awake. 3, 2, 1, go. Allora, vediamo. La prima volta che l'ho visto, ragazze, io verso la fine del video ho pianto. Non Oh, chiedetemi perché. fights Oh its mamma. way 9 out of settembre the act is 2016. the world. Ah, fresco To fresco. be born Sì. must first destroy a world. The bird flies to God. That God's name is Abraxas. Number 7, Awake. Verso la fine del video ho pianto, non chiedetemi perché, mi è salito un magone. Allora. Scatta la foto, si spengono le candele. Oscurità. Ecco la crepa. Proprio l'uccello che abbiamo visto poco fa.
ricordo. Ah, questa è la porta segnata. Nitido, però wow, la voce mi piace di questo ragazzo qua, mi piace molto, però veramente molto triste. C'è di nuovo la mela e di nuovo questo cavolo di frutto proibito, quindi non lo stesso mercato collegato agli altri teaser. Di nuovo il dipinto del corvo che vola, quindi di nuovo anche lì collegato al teaser. Qual era il numero? Si vedono le ali di un ragazzo che non ricordo Jungle, il Cook. E mi ha fatto veramente, la cosa che mi ha fatto più impressione, a parte le scritte non potrò mai volare, quindi non potrò mai essere libero io alla fine, è proprio quella porta lì, piena di tagli, non so se fatti tipo con un coltello o magari proprio con le unghie perché vuole uscire. Veramente brutta questa cosa. Questa secondo quello che ho cercato da internet, ci sono due teorie diverse su questo video. La prima teoria è che Jin è morto ed è rimasto rinchiuso nel limbo, diciamo. Lui ha degli incubi dove sogna anche i suoi amici e dove rivive ovviamente tutte le loro avventure, i loro dei ricordi e tutto quanto, però non ha mai accettato il fatto di essere morto e quindi non ha mai voluto realmente andarsene. E quindi questa teoria prevede che i petali che lui fa bruciare, se tu li conti, sono 6 petali. Uno per ogni fratello. Uno per ogni fratello, che lui brucia per far sciogliere, in modo da far capire che lui finalmente è pronto ad andare oltre. E quindi, secondo questa teoria, lui va in paradiso, va oltre e accetta di dover abbandonare i suoi fratelli. Questa è una teoria. L'altra teoria, un po' più psicologica, però che secondo me anche sta in piedi, è che in realtà gli altri membri non esistono. Ogni membro è una parte del carattere di Jin. Quindi ogni membro rappresenta un tipo di sentimento diverso, dalla rabbia, rappresentato da V, dal risentimento, dalla gioia, alla paura. Ogni tipo di sentimento è rappresentato da ogni diverso membro. Infatti lui nel suo teaser fa tutte cose che hanno fatto gli altri membri, come ad esempio accendere l'accendino che lo faceva Suga e spegnere la fiamma che l'ha fatto Jungkook nel prologue, fare la foto l'ha fatto Red Monster, la mela che poi alla fine non avviene a Makari, ma comunque la mela di Jimin. E poi non si nota, forse non l'avete notato, se mettete la velocità minima, si nota che nella stanza, quando lui sembra che gli gira la testa sì, e tutto sì, quanto, sì, nella stanza in un angolo si vedono il quadro iniziale nel teaser di Jungkook, quello metà faccia sua e metà Suga, sì, sì. E poi si vede anche il quadro di Eva, della mamma col bambino. Quindi anche questo rappresenta in teoria gli altri membri. Queste sono le due ipotesi. Io sono più propensa sull'ipotesi umana di lui che semplicemente è morto e ha accettato di andare oltre e ha visto la luce, è andato verso la luce e come l'uccello finalmente ha preso il volo. Io la vedo così. Quindi anche è libero. Esatto. Allora.
notte. La conferma la potremo avere quando? La prossima settimana è prevista l'uscita del video Winx. Sperando di avere qualche altra delucidazione, non si sa, perché alla fine tutti questi video sono un po' confusionari e alla fine lasciano il tempo che trovano. Magari... ognuno ha la propria teoria, quindi... magari con l'uscita dell'MV riusciremo a delucidarci le idee. Può Speriamo. Essere. Vediamo Speriamo. Se una teoria annulla l'altra. Esatto. O se magari non è vero niente, ci infatti, siamo sbagliate. Infatti, chi lo sa? Sì, sì. Non è che... sono teorie alla fine. Noi cosa, non sappiamo cosa dire niente. Ancora? Adesso i teaser sono finiti. Esatto. Non ci rimane che aspettare l'uscita dell'MV, che poi dovremmo comunque vedere insieme, perché ovvio. Deve ancora uscire, quindi esatto. Faremo una bella video reaction in diretta. Appena esce noi siamo qui pronte esatto. A proporvelo. Quindi non potete mancare, mi raccomando, continuate a stare con noi. Giusto? Esatto. Dopodiché possiamo salutarvi, sì. Un appuntamento. Finalmente vi lasciamo. Alla prossima video reaction. Grazie di essere stati con noi fino ad ora. Grazie. Grazie. Grazie mille. Biol vi saluta. E anche Anne. Alla prossima dalle Anne Biol Sister.